tutta Bonarcado, il sindaco, perché veramente mi ha aiutato moltissimo e tutti gli eventi sono stati, hanno avuto tanto successo, tutti i bonarcadesi sono venuti alla mostra, poi stasera sono qua, mi dispiace di dover andare via fra qualche giorno, però spero di tornare. Non ho potuto fare tanto, però desidero lasciare un piccolo ricordo nel comune di Bonarcado, per cui alla cittadinanza di Bonarcado, una piccola opera di mio marito, un ricordo di questo bel periodo. Okay? È veramente una bellissima opera. Ovviamente grazie Pino, grazie Andrea, grazie Fabrizio e grazie al sindaco Mario Sasso e grazie a tutta la comunità che ha permesso veramente questo percorso. Grazie, noi ci rivediamo prima della fine perché per testimoniare che è un percorso tutto al femminile, fra un po' le valente se lo dimostreranno, io rubo ancora solo un attimo a Valentina così annunciamo il viaggio in concerto con le valentes e con i loro compagni di viaggio. Valentina, adesso abbiamo altri... Grazie Mario. Grazie ancora. Rubiamo proprio 30 secondi, poi andiamo per il viaggio musicale che verrà introdotto ancora da alcuni video, testimonianze di Andrea Parodi. Vogliamo ricordare anche Andrea, lontano dalla Sardegna, lontano dai riflettori, il suo percorso con Rodolfo Maltese del Banco, con gli Indaco, in Provenza con i Marlevar, la collaborazione con la Puglia e le Farawalla, insomma già la sua capacità di ragionare sulla polifonia e sulle lingue, il percorso in continuità che ci dimostreranno le palente stessa sera in qualche modo vanno anche a suggellare questa forma artistica, sì, di Andrea. Sì, sono in linea con quella filosofia. Lui hai citato proprio diversi esempi, Rodolfo Maltese degli Indaco è stato quello che ha scritto la musica di Sono e Anima. Dei brani più brevi, più belli che abbia ascoltato di Andrea. Della carriera di Andrea da solista. E poi il suo fascino, il suo essere affascinato dalle lingue in generale, dalle lingue minoritarie, quelle che hanno meno voce, e quindi andava a pescare nel greco antico del Salento, piuttosto che nella Provenza italiana, piuttosto che in tutte quelle forme, tutte le minoranze in generale, in questo caso linguistiche. Quindi ha cantato in provenzale, tra parentesi, in un album in cui era presente casualmente anche Fabrizio De André, che altrettanto era sempre sensibile a questo tema. Ha cantato con le Farawalla nei suoi dischi e nei loro dischi, eccetera, eccetera. Quindi anche la presenza delle valente stasera vuole rappresentare una continuità anche in questo senso. Non possiamo non citare il sodalizio storico, artistico e umano con Erna Ledda, suggellato con Rosa Risolza, un grande progetto, premio Tenco, premio Loani. Assolutamente sì, ha rappresentato proprio soprattutto nell'ultimo periodo una unione artistica importantissima per tutta la Sardegna. Tra parentesi, in quel disco sono presenti anche le Valentes nel brano Rosaio, e quindi insomma diciamo che è un cerchio che si chiude, perché anche loro hanno collaborato gli ultimi anni con Andrea, a partire da una nuova versione di Spunta Luna dal Monte, poi Rosa Risolza, e poi hanno continuato in maniera totalmente spontanea in questo percorso. Non mi piace neanche chiamarlo tributo, perché è proprio una voglia di interpretare le sue canzoni, e loro lo fanno dovunque con profonda spontaneità, e quindi anche stasera sarà così. A noi ci corre